Benvenuti ragazzi, siamo tornati qui sul canale di giochi Next Gen su Star Wars Battlefront. Ed esattamente stiamo giocando a punto di svolta. Ok, partiamo, difendi tutti i punti di controllo. Quindi ragazzi dobbiamo difendere i punti di controllo. Siamo i difensori, andiamo, proseguiamo. Quindi loro attaccheranno. Ora mi posiziono già qui e aspetto il nemico, vediamo da dove... eccoli già. Eccoli, guardateli ragazzi. Quel bastardo ha preso il mitragliatore e mi ha ucciso. Ha preso il mitragliatore e mi ha subito killato. Quindi praticamente è una specie di cattura la bandiera, o dominio per meglio dire. Buttiamo una bella bombetta ragazzi, non si sa mai. La bombetta fa sempre bene. Eccolo, guardate quel bastardo. Muori. Mi ha dato l'assistenza anche se l'avevo ucciso io, va bene. Ci ha dato un attacco orbitale. Quindi i miei compagni li sono morti, sto io con la mitraglietta. Eccolo, guardate quello lì. Quasi ucciso. Meglio che mi tolgo da qui. Mi ha fatto fuori. Però ragazzi, 32, ce l'avevo quasi fatta. Ecco qua, muori. Ucciso. Almeno faccio anch'io qualche kill ragazzi. Però qui, quello di prima, maledetto. Mi stanno sparando ragazzi. Muori, va. Questo è per prima, fatemene scappare perché non so chi ma mi stava sparando. Eccolo. No, mi ha fatto fuori. Ecco qua. No, l'avevo ucciso io, perché non mi ha dato la kill? L'avevo praticamente ucciso io quello e non mi ha dato la kill. Guardate quello, guardate. Ah, ecco qua. Ce ne sono altri. Mi hanno iniziato già a trivellare. Buttiamoli una bella bombetta, visto che sono tutti lì. Dobbiamo recuperare un punto di controllo. Vattene fuori dai coglioni, tu. No, sono stato ucciso. Ragazzi, ce ne sono in 4 o in 5 che stanno attaccando. Guardate quanti, tutti insieme. Ed è giusto così, vanno tutti insieme su un unico punto. E sono bravissimi, è giusto così. L'ho detto sempre, in questo gioco è importante avere la squadra. Se avete la squadra, partite già con un buon margine di vantaggio rispetto a chi gioca senza avere la propria squadra. Quindi come in maniera casuale. Dobbiamo nasconderci perché qua stanno sparando da tutte le parti. No, mi stanno sparando. Ok. Cioè ragazzi, sono rimasto con solo 8 di energia. Meno male, l'ho recuperata. Ecco qua. Sono morto anch'io nel frattempo. Vedete, sotto ce ne sono altri 2. Hanno anche abbattuto quell'assaltatore. Porca miseria. Nulla da fare ragazzi, stanno vincendo. Come al solito capito sempre nella squadra più debole, perché non posso mai capitare nella squadra vincente. No, devo sempre capitare con quelli che perdono, perché è giusto così. Mori. Difendi ragazzi, dobbiamo difendere l'ultimo punto di controllo. Loro avranno un altro po' di tempo per cercare di conquistarlo, quindi noi dobbiamo difenderlo. Ma io invece vado all'assalto e muoio. Però il mio compagno mi ha subito vendicato e quindi va bene così. Andiamo, 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 andiamo. Dobbiamo difendere almeno l'ultimo punto di controllo. No, muori, muori. Ho ucciso il miglior giocatore, ho vendicato il mio compagno, ma il suo compagno mi ha liquidato. Però muori. Dobbiamo giocare tutti insieme ragazzi. Sì, tutti insieme. No, 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 no. Maledetti razzi. Maledetti razzi. Maledetti razzi. Spero che qualche razzo vi si infili su per il culo. Che è successo a quello? È volato da solo. Mettiamo una bella bombetta che non fa mai male. Ma guarda che brutti bastardi.
Ma guarda che brutti bastardi. Ragazzi, c'è da dire che sono veramente, veramente forti. E muori. E muori anche tu. Lateralmente sta arrivando un altro, guarda. No. Ragazzi, non so se avete notato, hanno anche tutti una specie di maschera uguale, tra l'altro. Quindi sono sicuramente un gruppo che sta giocando. Fuori uno. Fuori due. E sono stato ucciso, porca. La miseria. Mettiamo una bella bombetta qua. Niente da fare, ragazzi, sono organizzatissimi. Abbiamo perso, hanno presidiato tutti i punti di controllo. Io ho fatto 14-21, sono arrivato quarto nella mia squadra, quindi un risultato non male. Ok ragazzi, spero che l'episodio vi sia piaciuto. Questa modalità di Star Wars è bellissima, quindi se vi è piaciuto lasciate un like, commentate, condividete. Mi raccomando ragazzi, se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati con tutti i video che vi porterò. Qui da Dungeon Hero 83 è tutto, ci vediamo al prossimo video. Bella!